Buongiorno amici! Un altro giorno in Costa Rica, siamo sempre a Monteverde, ma questa mattina lasceremo la zona. Infatti abbiamo raggiunto l'obiettivo, qui dovevamo vedere il Quetzal e ne abbiamo visti ben 4. Quindi siamo più che soddisfatti ed è il momento di scendere. Perché questo era il punto più a nord della Costa Rica con la famiglia e oggi faremo 180 km per raggiungere la nostra prossima destinazione, che è Manuel Antonio, lungo la costa del Pacifico. Finalmente, infatti, dopo quasi una settimana tra le montagne o comunque nell'entroterra, ci sposteremo e vedremo per la prima volta la costa. Solo che la strada per uscire da Monteverde è un pochino trasandata, quindi ci metteremo un totale di circa 5 ore. Sarà insomma un'altra giornata all'insegna della strada, ma non importa, siamo svegliati presto proprio perché vogliamo raggiungere la meta il prima possibile. Siamo riscesi da Monteverde, ci è dispiaciuto un pochettino lasciare quella zona perché si stava benissimo. Siamo tornati verso la costa e si muore di caldo. Sono le 10:30 e ci sono 34 gradi, mi segna il van. E l'umidità è altissima, stiamo schiattando. Ma la cosa positiva di tornare lungo il mare, è che lungo l'oceano, è che comunque si spera sia più ventilato, primo, e secondo, si spera ci si possa fare il bagno. Noi stiamo andando sempre in direzione Manuel Antonio, ma faremo un paio di soste lungo la strada. La prima in un ponte, perché ci sono un po' di coccodrilli da avvistare, e la seconda in una soda, quindi in un ristorantino tipico, a mangiare un pochettino di pesce, forse, chi lo sa se lo troviamo, vediamo. Hola! Adios! Lungo la strada per Manuel Antonio ci siamo fermati al Ponte dei Coccodrilli. È molto conosciuto qui in Costa Rica perché da un semplice ponte lungo la strada si riescono in teoria a vedere i coccodrilli sotto nel fiume. Ecco. Grazie. Ora vediamo se siamo fortunati anche noi. Ok, neanche il tempo di affacciarci è pieno. Pieno, quindi c'è poco da essere fortunati, è così e basta. Ne erano tantissimi, circa ne abbiamo contati una ventina, sì. Ed erano enormi, enormi. Francesco, che pensa dei coccodrilli? Impressionanti, ce n'era uno, sarà stato 4 metri, anche di più, gigante. Poi voi immaginate, noi è da tanto che vediamo coccodrilli un pochettino in giro per il mondo. Invece mio fratello era la prima volta. Quindi quando l'ha vista ha fatto wow. Veramente. E questi erano proprio giganti, cioè non sono quelli piccolini, insomma. Ce n'era uno che era il più grande, il capofamiglia, che sarà stato almeno 5-6 metri. Enorme. E niente, sono uno stop breve, il ponte era pieno di persone ovviamente, sembrava dovesse crollare. E adesso siamo rimessi in marcia, il termometro segna 35 gradi e direzione spiaggia, perché ci dobbiamo assolutamente lavare. Visto che è vacanza per tutta la famiglia, anche per i vagabondi compresi, oggi ci siamo fermati lungo la spiaggia a fare assaggiare la ceviche a tutta la famiglia, perché è una cosa che loro non hanno mai mangiato, ovvero pesce crudo cucinato con il succo di limone, d'arancia, eccetera eccetera. Ceviche della casa, un mix di pesce con gamberi e polipetti con un succo di limone arancia accompagnato con del platano fritto. Poi abbiamo anche scelto un piatto con il riso e gamberi accompagnato con dell'insalata verde e delle patatine fritte. Guardate la famiglia, dopo aver mangiato la ceviche
tutti contenti, hanno voluto mettere i piedi in spiaggia, in acqua. Allora, com'è l'acqua del Pacifico? Grandissima! Onda da su onda! In realtà noi abbiamo scelto questo ristorantino perché mentre stavamo guidando abbiamo visto questa spiaggia che dal finestrino era bellissima e perché abbiamo sentito e visto volare i macaui. Ve li ricordate? I pappagalloni grossi, rossi, colorati che abbiamo visto in Honduras. E infatti c'è una colonia proprio qui dietro al ristorante. Pausa pranzo terminata, si schiatta di caldo, siamo tutti pronti, anche l'altra macchina è carica, andiamo a Manuel Antonio, va. Voilà. Adesso andiamo a vedere com'è il nostro terzo B&B. Dove dormirà il citta, perché abbiamo solo due letti matrimoniali con un divano letto. È una stanza relax, come potete vedere. Adesso ci beviamo un bel caffè. Cucina con tavolo stile bar. Questa è la camera da letto con due letti matrimoniali. Questa è la zona bagno con lavandino, gabinetto e doccia. Oggi andiamo a vedere le tanto famose spiagge del Costa Rica, cioè quelle proprio che uno si immagina di vedere in un paese caraibico, con le palme, spiaggia deserta, si spera, foresta, acqua limpida. Vediamo, oggi ne scopriamo una delle tante che si trova qui intorno, forse la più famosa. Questo è il bello del Costa Rica, stiamo andando in una spiaggia e stiamo passando in mezzo alla foresta e si sentono tutti gli animali, soprattutto i pappagalli, che urlano. Sono arrivati i vagabondi? Siamo arrivati nella spiaggia chiamata Biezes, a soli 2 chilometri da Manuel Antonio, il parco più conosciuto qui in Costa Rica. La spiaggia è selvaggia, proprio di fianco alla giungla, sabbia bianca e acqua pulitissima, proprio una gemma nascosta nel cuore della Costa Rica. Male come prima spiaggia della Costa Rica, quella di Biezens però è stato solo un breve assaggio di quello che ci aspetterà nei prossimi giorni. Buongiorno amiciacci. Buongiorno. Andiamo oggi come al contrario. Oggi è un giorno importantissimo. Oggi è un giorno importantissimo per i vagabondi perché andiamo a cercare di trovare il simbolo del Costa Rica, il bradipo. E quindi andremo nel parco più famoso, il più visitato di tutto il paese e anche il più piccolo, pensate il paradosso, che si chiama Manuel Antonio. Abbiamo già fatto i biglietti online. E abbiamo prenotato l'ingresso tra le 7 e le 7:40, quindi il primo ingresso possibile. Sveglia alle 6 per arrivare presto al parco. Come vedete c'è un sole che spacca le pietre, fa caldissimo, noi siamo semi ustionati e andiamo. Ciurma, siete pronti a vedere il bradipo? Prontissimi! Non l'ho sentito bene! Prontissimi! Sono
Buonasera. Spagnolo? Sì. Para il parco nazionale o la playa? Sì. No, il parco. Por favor, el parco. Quanto è? Serían 4.000 todo el día. 4.000 todo el día. Stiamo per entrare nella giungla di Manuel Antonio, ma prima di entrare è già una giungla, che ci sono guide, gente che ti urla, che ti chiama, parcheggia qua, parcheggia di là, no, ci vuole la guida per entrare, obbligatoria, ce la vuole, non ce la vuole, un casino di gente, e però si può tranquillamente entrare senza guida, noi il biglietto l'abbiamo già prenotato online, quindi speriamo di avere una sorta di fila di accesso primario, prima degli altri. No, gracias, gracias. Dobbiamo tornare in macchina perché non si può entrare con il drone e non si può entrare a quanto pare nemmeno con il cibo e quindi dobbiamo lasciare le cose in macchina. E nemmeno le bottiglie di plastica, però quelle in alluminio si possono portare. A quanto pare non ti fanno entrare con il cibo, ma il cibo lo devi comprare dentro. Non ti fanno entrare con bottigliette di plastica, con alcolici, con il drone, con sigarette e con il cibo. Ed è per questo motivo che noi siamo ritornati indietro anche a lasciare due pacchetti di biscotti e il drone. Sono messo in modalità aggressiva. National Geographic. Aggressiva, cioè c'è un tasso di umidità pazzesco. Sì, però si sta all'ombra perché è un sentiero proprio immerso nella giungla. Dobbiamo dire che onestamente secondo noi sarà un po' più difficile vedere gli animali qui, perché uno c'è troppa gente, quindi c'è molto rumore, e due la giungla è più fitta, e quindi non lo so, magari gli animali si confondono più facilmente, però vediamo, noi siamo bravi, siamo astuti. Comunque abbiamo pagato l'ingresso $18, quindi circa 18 euro. Lo abbiamo prenotato online 2 giorni prima, perché consigliano anche di prenotarlo in anticipo. Abbiamo saltato tutta la fila e quindi abbiamo soltanto fatto vedere il codice a barre della nostra prenotazione e siamo entrati. Appena entrati nel parco siamo riusciti a vedere 2 bradipi, una mamma con il piccolino. È molto difficile vederli, sembrano parte dell'albero, è marrone, pelosino e quindi si mimetizza benissimo. Ragazzi, ce ne sono tantissimi di bradipi, è solo che sono difficilissimi da vedere e se non fosse per le persone che comunque incontri lungo il sentiero che già l'hanno visti, sarebbe molto difficile identificarli, si mimetizzano benissimo. Adesso ne abbiamo trovato un altro e stiamo aspettando che si giri per vedergli il musettino. Sono lenti a muoversi, ma sono veloci a grattarsi. Dai bradipi al clown è un attimo, amiciacci. Abbiamo raggiunto una delle tante spiagge che ci sono qui nel parco. Questa è la spiaggia di Manuel Antonio e l'acqua è cristallina, calda ed è sinceramente meravigliosa. Quindi un bel bagno a metà passeggiata ci sta e la prima cosa che abbiamo fatto è spogliarci e quello che faremo è buttarci. Questo è come uno si immagina le spiagge della Costa Rica, le spiagge tropicali. Acqua limpida, super trasparente, pulita e calda. Spiaggia incontaminata, sabbia bianchissima. E proprio dietro la foresta con le palme, con gli animali che in questo caso non si vedono e non si sentono, ma potrebbero anche arrivare. È un paradiso e adesso capiamo anche il motivo per cui sono così famose le spiagge di questo paese in tutto il mondo. Ok, siamo sinceri, per il prezzo di questo parco non è che siano organizzati benissimo, cioè i bagni sono disgustosi, ma la cosa positiva è che ci sono le docce, quindi ti fai il tuo bagno in oceano e poi ti puoi anche sciacquare e togliere il sale di dosso.
La cosa bella di questo posto è che si può passare dalla spiaggia alla foresta pluviale in un secondo. Una situazione complessa, ci siamo rimessi in cammino e siamo praticamente circondati dalle scimmie che saltano a destra e a sinistra, sono le scimmie cappuccino, però sono anche carine, fanno la cacca e la pipì dagli alberi, bisogna stare attenti anche a quello, insomma una partita alla PlayStation. Stavamo cercando di raggiungere l'ultima spiaggia del parco, la più lontana, Playa Escondido, ma il sentiero è chiuso, quindi non la possiamo vedere. E adesso torniamo indietro e invece andiamo a fare la prima del parco che noi invece abbiamo saltato, che si chiama Ensadilla Sur, giusto Flecchia? Non Quesadilla. Ensadilla. Qui nel parco ti fanno solo entrare con le bottiglie in alluminio, non con quelle di plastica. In tutto il parco ci sono le fontanelle per poter ricaricare l'acqua potabile. Questa è la prima spiaggia del parco, si chiama Playa Espadilla del Sur. Alla fine siamo rimasti dentro ben 6 ore. Anche oggi abbiamo visto tanti animali, devo dire, e le spiagge sono meravigliose. Però, con il fatto che non si può portare cibo all'interno del parco, siamo costretti a uscire e fare pranzo. All'alba delle 3 del pomeriggio vi posso dire buon appetito. Flecchia! Dai!